Pescaiola, quando scende in strada, il popolo di Pescaiola quando scende in strada ci mette la passione, il cuore, e tutti gli anni e quest'anno di nuovo, come al solito sarà una giornata meravigliosa, fantastica, di gioia, di divertimento e chi più ne ha chi più ne metta. L'estate tarda ad arrivare, ma già si fa sentire la voglia di divertirsi e far festa. Torna sabato 11 maggio Pescaiola da vivere, che spegnerà le sue prime 5 candeline sotto il cielo stellato tra musica, spettacoli, gastronomia, shopping, giochi e tante iniziative di animazione che dalle 17 fino a mezzanotte terranno banco lungo l'asse di via Alessandro Dal Borro, largo Primo Maggio, e via Benedetto Croce, chiuso al traffico per l'occasione. Sono attività molto importanti perché riescono comunque a portare gente anche in quelle zone un pochino più lontane dal centro storico, che ovviamente è più complicato poi da poter animare, quindi sono interessanti. Tra l'altro la cosa particolare è che sono delle strade che spesso percorriamo in macchina, invece facendole la sera a piedi con molta calma ci si rende conto anche di attività commerciali che magari spesso ci sfuggono, quindi ringrazio le associazioni per lavorare anche un po' sulle periferie, sulle strade un pochino più lontane dal centro storico, credo che siamo molto importante. Sono iniziative molto intelligenti, devo dire, perché non limitate esclusivamente al centro storico, ma esteso alla cerchia dei quartieri appena esterni. Io devo dare atto all'associazione commercianti di aver, come dire, animato anche questi quartieri un pochino più periferici, e devo ringraziare i commercianti, gli esercenti, perché non solo si danno da fare per animare la rete distributiva, ma anche perché svolgono un'azione di presidio sociale, di presidio di vivibilità di questi quartieri, che in questo momento storico è fondamentale. Questa è un'iniziativa fortemente voluta da tutti i commercianti della zona, un'iniziativa nel quale i commercianti residenti poi alla fine la pensano allo stesso modo. È un modo per vivere la città, la strada, quindi questa strada importante Pescaiola, in maniera diversa. Molto intenso il programma della kermesse, che offre proposte di intrattenimento per tutti i gusti e per tutte le età, dallo shopping sotto le stelle alle eccellenze gastronomiche, dalle animazioni per bambini agli appuntamenti con la danza e con lo sport, tra i quali le dimostrazioni di arti marziali praticate nella scuola, il volo del drago, che per l'occasione raccoglierà fondi per l'acquisto di un defibrillatore. Da luglio abbiamo bisogno di questo defibrillatore, quindi nella manifestazione che faremo in Pescaiola l'11 ci sarà l'inizio appunto di questa raccolta fondi, sì, per chi vuole aderire, insomma ci sono tutti i soci praticamente dell'associazione che hanno creato questo spettacolo proprio per far vedere quello che si insegna, quello che si impara all'interno della scuola, e far valorizzare quello che è il nostro studio, insomma, delle arti marziali.